quella sapienza che scende nel nostro cuore è la sapienza che è scesa nel cuore di Sant'Antonio di Padova, rendendolo luce, luce alla luce dei suoi, luce vicino ad ogni fratello, ad ogni sorella, luce anche nel suo insegnamento sapienziale e di conseguenza nella sua capacità di comunicare il Vangelo. Sappiamo che Francesco stesso chiamerà Antonio mio vescovo. Quasi a dire: il Signore ti ha donato il dono di una parola efficace e te lo ha donato all'interno di una vita che si ispira all'umiltà evangelica. E quella sapienza dunque diventa non solo capace di comunicare, ma anche di una comunicazione che veramente fa gustare il Vangelo che viene annunziato. È una sapienza che coinvolge, è una sapienza che ama e di conseguenza conduce a colui che dell'amore è l'origine, Dio stesso. Ma proprio questa sapienza, abbiamo sentito nella seconda lettura, costituisce servizi vari nella Chiesa, ministeri, carismi, ovvero fa sì che la Chiesa sia un popolo di Dio ben organizzato, un popolo di Dio con varie membra, un popolo di Dio che si esprime in molteplici gesti e sa parlare molteplici lingue. È il dono della Pentecoste. Quella Chiesa che nasce nel battesimo, che non è frutto di una adesione associativa, ma nasce da una generazione vitale, perché nel battesimo non siamo associati, ma generati. Diventiamo membra vive dell'unica Chiesa, partecipiamo di quella vita del Signore risorto, Lui che è capo di questo popolo nuovo, e vi partecipiamo ognuno secondo il dono ricevuto. E allora è bello pensare Sant'Antonio come un grande dono di Dio, un dono di cui la Chiesa ha avuto e ha bisogno,